Gli studenti abruzzesi torneranno sul banco di scuola il 10 gennaio e non il 7. Con un'ordinanza firmata oggi, l'assessore regionale all'istruzione, Pietro Quaresimale, ha deciso di posticipare l'inizio delle lezioni. Tra l'8 e il 9 di gennaio, infatti, si procederà allo screening di massa degli studenti, così da garantire un rientro in sicurezza. Abbiamo deciso di posticipare la riapertura delle scuole al 10 gennaio e quindi non più il 7, così come da calendario scolastico. La motivazione del posticipo è dovuta al fatto che vogliamo fare uno screening di massa agli studenti con il supporto del Ministero, che ci darà anche l'aiuto tramite l'esercito. Stiamo valutando gli ultimi dettagli dell'operazione. In che modo gli studenti abruzzesi verranno raggiunti e sottoposti al test, però, resta ancora da capire. Altro nodo per la riapertura delle scuole è quello del trasporto pubblico. In base all'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, dal 10 gennaio sarà necessario il Super Green Pass per salire sugli autobus. Stiamo lavorando insieme al Dipartimento dei Trasporti per cercare di attenuare la problematica, che comunque ne siamo al corrente perché veniamo già un anno difficile, quindi cercheremo di mettere in campo ogni misura che possa attenuare il più possibile i contatti e comunque i contagi, quindi stiamo lavorando in sinergia per fare ciò. Siamo pronti, conferma il presidente della società di trasporto unico abruzzese. E noi siamo pronti perché, come sempre, abbiamo dimostrato di avere una flessibilità che in parte è mitigata dalla capacità delle prefetture di trovare dei raccordi con gli altri operatori del settore, a cominciare dai responsabili scolastici, i comuni delle città nelle quali operiamo e naturalmente la tua. Intanto 33 istituti scolastici abruzzesi che hanno vinto un bando potranno ricevere fino a 5.000 euro ciascuno. La somma totale di oltre 1 milione di euro è finanziata col Fondo Sociale Europeo e servirà all'acquisto di device mobili per la didattica a distanza. Per acquistare degli strumenti informatici e da consegnare in comodato gratuito a quelle famiglie bisognose che non hanno la possibilità di acquistare appunto dei computer per i propri figli. Quindi vogliamo far sì che tutti gli studenti abruzzesi abbiano gli stessi diritti e nessuno rimanga indietro. Un altro bando che permetterà alle scuole di acquistare strumenti informatici sarà aperto verso la metà di gennaio.